Benvenuti da Mac 21 nel corso dedicato all'interfaccia di 3ds Max. In questo caso siamo all'interno della ultima release della 2015 che sarà compatibile per questo tipo di corso ed anche per alcuni corsi che seguiranno successivamente. L'interfaccia di 3ds Max cambia in alcune parti ad ogni lancio della nuova release, si arricchisce di alcuni strumenti, sono integrati anche già strumenti precedenti. Tutte le volte che noi apriamo per la prima volta 3ds Max ci troveremo una schermata di benvenuto dopo aver attivato la nostra licenza. La schermata di benvenuto può essere nascosta se non interessa, fino a quando io non vado ad nascondere un elemento con questo tasto, quindi Show This Welcome Screen at Startups. Nascondi questa schermata di benvenuto quando lancio il programma. Solitamente questo browser è nullo, non ci sono degli elementi. Qui abbiamo dei file di 3ds Max che io ho aperto precedentemente come file recenti. Questa schermata cambia tutte le volte che 3ds Max viene, come dire, aggiornato nelle sue release. La release precedente aveva un altro tipo di interfaccia. In questo caso viene scomposta in tre sottocategorie: Learn, quindi lo studio, Start, la partenza, e l'Extend, le estensioni. Questi elementi possono cambiare e si possono aggiornare, nel senso che, ad esempio, questa parte viene aggiornata nel momento in cui noi siamo collegati direttamente ad una rete. Infatti, questa schermata è una schermata che fa riferimento a quelli che sono i contenuti presenti all'interno di Autodesk. Nella prima area, Learn, abbiamo dei filmati di benvenuto. Questi filmati di benvenuto sono disponibili direttamente qua, si può scegliere quello che si vuole, ad esempio iniziare con 3ds Max. Se io apro e ho un browser, ho questa schermata. E qui parte una sorta di filmato in inglese. Qui abbiamo sempre gli stessi filmati che sono disponibili direttamente, sempre in inglese, e io vi consiglio di guardarli. Sono gli stessi filmati che noi troviamo direttamente qua, quindi io li posso scegliere direttamente da qui e lui parte col filmato che mi interessa direttamente al link di riferimento. Abbiamo una durata che sono, diciamo, pochi minuti, quindi va benissimo per chi inizia ad usare 3ds Max per la prima volta. Sempre nell'area di Learn, quindi di studio, abbiamo dei canali interessanti. YouTube ci porta ad un canale di Autodesk 3ds Max Learning Channels dove ci sono tantissimi tutorial e vi suggerisco di iscrivervi perché sono aggiornati frequentemente, ci sono tante possibilità. Inoltre ci sono anche altri tipi di canali, non soltanto per 3ds Max, ma ci sono dei canali ad esempio per Maya ed altri software sempre di casa Autodesk. What's new in 3ds Max 2015 in questo caso? Come vedete fa sempre riferimento al nostro browser. In questo caso ci riporta a quelle che sono le novità pubblicate all'interno del sito Autodesk nel lancio dei 3ds Max. Quindi solitamente c'è la possibilità di vedere che cosa è stato introdotto di nuovo all'interno di 3ds Max, anche se vedremo poi ci sono negli help in linea di 3ds Max le risorse poi con le spiegazioni. Learning Path sono i percorsi di apprendimento. I percorsi di apprendimento vi danno tutta una serie di link dove trovare ad esempio dei libri, dei tutorials, i movie che abbiamo visto precedentemente, gli Essential Skills Movie. Quindi ogni volta che io faccio un clic su uno di questi elementi mi riporterà ad una risorsa prevalentemente in inglese. Si può fare una traduzione chiaramente della pagina, volendo Translate, però la traslazione della pagina è riferita chiaramente a questo tipo di elemento. Quindi a questo tipo di pagina. Quando poi vado all'interno della informazione, in questo caso vedete siamo ritornati nell'Autodesk 3ds Max Channels di YouTube. In questo caso i video sono sempre in inglese, però anche vedere il video aiuta molto
nella comprensione. Abbiamo sample scene, sample content, sono dei file che si possono scaricare di esempio da questa locazione per quanto riguarda una serie di esercizi. Poi abbiamo l'area di start e l'area di extend. Vediamo prima la extend. La extend sono dei link. Questi link sono ad esempio i link ad delle app, possiamo così dire. Queste app sono delle applicazioni di un sito, vedete questo sito, e all'interno di questo sito ci sono tante applicazioni che possono essere delle estensioni per 3ds Max e anche per altri tipi di software. Queste estensioni possono essere di due tipi, un tipo gratuito come dei free, ci sono anche delle trial, o delle application che sono application anche a pagamento. Questo programma è un programma che è aperto a tutti gli utenti, quindi anche se voi costruite un'applicazione e la volete vendere, potete fare riferimento a questo sito di Autodesk Exchange Apps per vendere le vostre applicazioni. Script e area. ScriptSpot è un sito molto importante per quanto riguarda tutti gli script che sono disponibili per 3ds Max, e se cercate uno script che potenzia il comportamento di 3ds Max, sia per quanto riguarda render, modellazione e animazione, voi potete cercare direttamente all'interno dello script spot tutta una serie di script che sono prevalentemente gratuiti. Qui ce n'è uno molto interessante rilasciato da poco che potrebbe fare al caso vostro. Vedete, poi ci sono delle spiegazioni, ci sono i link molte volte a chi ha creato questo tipo di script con tutte le istruzioni per lo script. L'area è un forum interessante, ci si può iscrivere gratuitamente. All'interno dell'area ci sono anche qui tutta una serie di link per quanto riguarda la possibilità di avere dei learning path, che sono quelli che abbiamo visto precedentemente, ma qua ci sono anche dei tutorials, quindi se io entro all'interno dell'area tutorials mi devo registrare. Ci sono tutti i tutorials divisi per categorie, divisi per tipologie di software. Se cerco 3ds Max e voglio la categoria ad esempio della dinamica e tutti i tipi di livello, lui mi dice: guarda, per quanto riguarda la dinamica noi abbiamo questi tipi di tutorial che possono essere interessanti. Inoltre ci sono delle gallerie dove ognuno di noi può presentare i propri lavori, ed oltre a questo ci sono dei forum di discussione per quanto riguarda 3ds Max. Qui vedete che c'è la gallery e qua ci sono solitamente in quest'area le novità pubblicate di recente, e poi ci sono tutti i forum per 3ds Max, Maya, MayaLLT, Softimage e così via. Autodesk 360 è uno store. Autodesk 360 vi riporta alla Autodesk, dove ci si registra con il proprio indirizzo ID Autodesk. Quindi, se ci siamo registrati, scegliamo una password, abbiamo un accesso. Abbiamo poi un accesso a uno spazio di cloud e abbiamo anche accesso a quelli che sono delle estensioni di programma, perché Autodesk ha introdotto una serie di programmi esterni a 3ds Max in questo caso, che però poi si interfacciano con esso anche, che sono funzionabili nel momento in cui io vado ad accedere attraverso il mio ID Autodesk. Quindi, ad esempio, fotogrammetria, se voglio creare delle foto direttamente da modelli 3D, lo posso fare appoggiandomi a dei software, caricare le foto direttamente all'interno dello spazio Autodesk e generare poi modelli tridimensionali direttamente da fotografie. Qui abbiamo Add File, Life to Your Scene, Autodesk Animation Store, Download the Vegetation. Qui sono sempre dei link. Questi sono dei link per quanto riguarda le animazioni. Quindi abbiamo la possibilità di comprare anche delle animazioni file di motion capture. Questo è un sito generato dalla MixMao. E poi abbiamo il Download Vegetation, che vi consiglio di visitare. È un link dove ci sono tutta una serie di piante gratuite.
Le piante hanno una scheda in PDF, poi io posso scegliere se scaricare ad esempio per 3ds Max o per altri formati. In questo caso io lo scaricherò per 3ds Max. E qui abbiamo un sacco di vegetali che sono pronti, che possono essere utili per i nostri render. Troveremo questo link anche all'interno di 3ds Max. Ritorniamo nel pannello di start.